Vi ricordate il Tamagotchi, il famoso gioco anni 90, adesso tornato molto in voga? Il gruppo Play Coding dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha portato al Festival della Scienza l'Astro Tamagotchi, un laboratorio didattico che tra gioco e realtà virtuale farà crescere non un pulcino pixelato, ma una vera e propria stella. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Cercavamo un modo per raccontare in modo divertente come avviene l'evoluzione di una stella dalla sua nascita fino alla sua ultima fase, in modo divertente, magari aggiungendo anche qualche sfida che è il tema di quest'anno del Festival delle Scienze di Genova. Un festival a cui partecipiamo sempre con grande entusiasmo noi come Istituto Nazionale di Astrofisica, e quest'anno proprio abbiamo deciso di portare un'attività che richiama un po' le attività digitali degli anni 90, Tamagotchi, che è questo qui piccolino che ho qui nelle mie mani, un po' perché io sono figlia degli anni 90, questo ci tengo a dirlo, un po' perché cercavamo anche un modo di portare l'interazione all'interno appunto di queste attività. Infatti non troveranno gli studenti soltanto, o comunque il grande pubblico, delle attività di coding, ma anche realtà aumentata e robotica educativa. Esattamente come nel Tamagotchi, in cui un bambino, comunque il giocatore, deve adottare un piccolo animale facendo schiudere l'uovo, qui i giocatori dovranno individuare una piccola protostella che si sta formando all'interno della galassia. Attenzione però, perché non tutti i QR code riveleranno una stella pronta per essere adottata. Alcuni di questi invece potrebbero nascondere delle stelle già abbastanza vecchie, per cui non adatte per crescere, altre invece non ancora pronte per iniziare questo percorso di evoluzione. Oh no, la stella individuata è già troppo vecchia e non può essere adottata. Riprova in un'altra parte della nebulosa. Proviamo. Ecco, complimenti, hai trovato una protostella pronta per essere adottata. La sfida può continuare. Bene, adesso che abbiamo individuato una protostella pronta per essere adottata, occorre accenderla, e qui ci viene in aiuto questo gioco, questo tabellone, che come vedete ha uno stile tutto steampunk, che è stato disegnato, progettato la nostra collega Daniela Paoletti, che è colei che ha progettato le grafiche di tutto il gioco. In cosa consiste questo gioco? Noi abbiamo delle particelle e dobbiamo mettere insieme le reazioni per far sì che la stella si possa accendere, e da qui scopriremo la massa della stella, della protostella che abbiamo adottato, e così la prima parte dell'evoluzione della sua vita. Questo gioco è interattivo e simula le reazioni di fusione termonucleare che avvengono all'interno delle stelle. In particolare la reazione principale della prima fase di una stella, che porta dalla presenza dell'idrogeno, protoni, porta alla formazione dell'elio 4, passando varie fasi. E il gioco sussiste nel avere un mazzo di carte fondamentali in cui abbiamo protoni, neutroni e elettroni, e nel capire quali sono i reagenti che danno poi formazione alle varie fasi che portano a formazione dell'elio. Quindi pesco inizialmente 5 carte, ok, le guardo e ho ottenuto ad esempio 4 protoni e un elettrone. I protoni devono portare alla formazione del deuterio e del positrone, e quindi li posso già inserire al posto dell'incognita X. I protoni qua e qua. E poi l'elettrone, lo so, porta alla formazione dell'energia, perché c'è scritto anche se incontro mio fratello iniziamo a brillare, quindi so che ci dovrà essere fratello dell'elettrone nel mazzo o nel tavolo, che poi porterà alla formazione dell'energia. Allora, qua, avendo avuto 2 protoni, so che ho la reazione che mi dà questo risultato, un deuterio e un positrone. Positrone, finalmente ho trovato il fratello dell'elettrone, e quindi mi forma l'energia, che la vado a mettere nel risultato delle energie. Il deuterio lo metto a fianco al protone e mi crea l'altra reazione, in cui formo elio 3 ed energia. Ripeto il processo, qua avevo un altro protone, inserisco e qua finalmente escludo l'energia e ottengo 2 elio 3 e ottengo elio 4, 2 protoni, energia, che è proprio la fase finale della catena protone-protone.
Il risultato ottenuto da questo gioco farà ottenere ai giocatori un codice che permetterà loro di aprire questo cryptex. Non facciamo troppi spoiler, ma all'interno si trova un QR code che permetterà loro di vedere la loro stella in realtà aumentata. Siamo quasi alla fine del nostro gioco, adesso è il momento di scoprire la fase finale della stella adottata. Per farlo useremo un piccolo Ozobot, questo piccolo robottino, che grazie sempre a un enigma, un quiz, aiuterà i partecipanti al gioco a scoprire qual è il percorso evolutivo che la loro stella dovrà percorrere per raggiungere la fase finale. A questo punto del gioco i partecipanti non solo avranno imparato la scienza che sta dietro l'evoluzione stellare, ma anche il pensiero computazionale, proprio grazie a Ozobot. Siamo arrivati alla fine del nostro gioco, della nostra attività, e qua finalmente gli studenti potranno incontrare dal vivo per l'ultima volta la loro stella. In questo caso le stelle che sono state adottate alla fine della loro vita evolveranno in tre tipologie di oggetti astronomici, che sono la nana bianca, il buco nero e la stella di neutroni.